Miao, volevo dire ciao. Scusate, a quanto pare sono già entrato nello spirito di questo nuovo episodio, perché il tema di oggi sono i gatti. Io e mia sorella Barbara adoriamo i gatti, ne abbiamo avuti diversi tanti anni fa e quindi ho pensato di dedicare un intero episodio a questo argomento. Anche perché può essere un'ottima scusa per lavorare un po' sul vocabolario relativo al mondo animale e in particolare quello degli animali domestici. Voi avete o avete avuto degli animali domestici? Quali? Sono curioso di saperlo, perciò lasciate un commento sul mio canale YouTube, youtube.com/italianglot, oppure sul mio sito italianglot.com, dove troverete anche la trascrizione completa di questo episodio con la spiegazione del vocabolario e diversi esercizi. Ora, prima di iniziare, dovete sapere che io e mia sorella non siamo stati padroni di semplici gatti, o perlomeno noi non li vedevamo come dei semplici gatti, perché siccome allora eravamo dei giovanissimi adolescenti e per di più eravamo anche molto creativi, avevamo costruito una sorta di favola, di mondo immaginario intorno ai nostri gatti. Poiché io ero anche molto nerd, avevo addirittura documentato per iscritto questo mondo immaginario e dopo circa 30 anni sono andato a recuperare questa sorta di diario e l'ho riletto tutto proprio per prepararmi adeguatamente per questo episodio. Avevo usato la macchina da scrivere di mio padre, allora non esistevano ancora i personal computer, e in 60 pagine avevo raccontato la storia dei nostri gatti, inserendo le loro foto, tutti i soprannomi che gli davamo, i testi delle canzoncine che io e Barbara inventavamo e cantavamo ai nostri gatti e in cui erano loro i protagonisti. C'erano perfino dei capitoli semiscientifici in cui descrivevo l'anatomia dei nostri gatti con tanto di disegni illustrativi. Nelle note di questo episodio sul mio sito pubblicherò ovviamente qualche foto e magari qualche pagina di questo diario, così potrete vedere anche voi che aspetto avevano i gatti di cui vi sto per parlare. Cominciamo allora la storia della stirpe Piri, partendo dalla capostipite di questa famiglia di gatti, cioè dalla gatta da cui tutto è cominciato. In quanto al nome Piri, capirete fra poco da dove deriva. Era il 23 dicembre del 1989. Come ogni anno, io e la mia famiglia stavamo trascorrendo le vacanze di Natale nel piccolo paese dove è nata mia mamma, Atina. Come sempre ci ospitava mia nonna nella sua grande casa di campagna. E io e i miei cugini giocavamo tutto il giorno all'aperto, spesso sull'enorme aia che si trovava proprio davanti alla casa. L'aia dava su una strada dove tutto il giorno passavano automobili a gran velocità. Al di là della strada c'era invece un campo di grano che apparteneva ai vicini di casa di mia nonna. Eravamo in pieno inverno, quindi il grano non c'era in quel momento, ma il campo era comunque ricoperto di erba e piante selvatiche, tra le quali, nel pomeriggio, io e i miei cugini avevamo sentito più volte un miagolio. Al momento non avevamo dato troppo peso a questa cosa e avevamo continuato a giocare. Arriva la notte e il miagolio che proviene dal campo diventa sempre più insistente. A quel punto siamo andati tutti a cercare questo gattino che evidentemente si era perso
o che qualcuno aveva abbandonato. Cerca di qua, cerca di là, ecco finalmente spuntare questo cucciolo spaventato e affamato. Io e i miei cugini non ci abbiamo pensato due volte e l'abbiamo subito portato al calduccio del salone della casa di mia nonna, dove gli abbiamo dato da mangiare e da bere. Era una femmina. A quel punto dovevamo darle un nome. Poiché era Natale, qualcuno ha proposto Christy, da Christmas. L'idea sembrava carina e abbiamo cominciato a chiamarla così. Il problema più grande, però, non era il nome, era un altro. Cosa dovevamo fare con Christy? Mia nonna non la voleva. I miei cugini già avevano diversi gatti. Non restava altra soluzione che portarla a Napoli con noi una volta finite le vacanze di Natale, anche se mia mamma non ne era troppo felice. Per tutto il viaggio in auto, Christy si era agitata tantissimo. I gatti non amano troppo le novità e soprattutto non amano stare in automobile per diverse ore. E così Christy non trovava pace. Miagolava, camminava avanti e indietro, si arrampicava su di noi. Quando finalmente siamo arrivati a Napoli, abbiamo preparato un letto per Christy con una scatola piena di vecchi stracci sistemata nel corridoio di casa e una vaschetta piena di lettiera dove poteva fare i suoi bisogni. Inizialmente Christy era molto preoccupata. «Dove mi trovo? Che posto è questo?» Aveva cominciato a esplorarlo con molta diffidenza e solo dopo un bel po' di tempo si era abituata alla sua nuova casa. Le prime notti Christy si svegliava puntualmente verso le 4 del mattino e cominciava a miagolare o si metteva a giocare facendo cadere diversi oggetti. Proprio per questo motivo mia mamma aveva cominciato a chiamarla Birba. Una birba è un bambino che di solito fa molti dispetti o combina tanti guai. Birba è anche il nome del gatto del perfido Gargamella nel cartone animato I Puffi, e così questo nome sembrava più adeguato per descrivere la gattina combina guai. E comunque mia mamma non si era mai davvero abituata al nome anglofono Christy. Adesso potete anche capire perché abbiamo poi chiamato Piri la stirpe dei nostri gatti. Sicuramente capita anche a voi di dare dei soprannomi affettuosi a qualcuno a cui volete bene, al vostro partner, ai vostri figli e sicuramente ai vostri animali domestici. Ecco, noi avevamo una lunga lista di soprannomi per tutti i nostri gatti. Alcuni di questi derivavano proprio dal loro nome e così Birba diventava ad esempio Pirpa, Pirgu, Pirghe, Piripup e da una di queste variazioni è nato il nome Piri. Il 18 febbraio del 1990 Birba si era comportata in modo strano tutta la giornata. Si lamentava, si contorceva, strofinava il muso su qualunque cosa. Noi ingenui pensavamo a un mal di pancia. Poverina, non si sente bene. La realtà era un'altra. Birba aveva raggiunto la maturità sessuale ed era in calore. Era arrivato il momento dei suoi primi amori. In quel periodo comparivano spesso nel nostro giardino dei gatti che venivano dal giardino dei nostri vicini di casa. È così che erano cominciate le relazioni tra i gatti della stirpe Piri e i gatti della stirpe degli Eberoni, chiamati così perché il capostipite era un grosso gatto bianco dalla testa e dal dorso tigrato che avevamo chiamato Oberon. Il barone Oberon, per la precisione, soprannominato anche Eberon, e da qui il nome
e Beroni. Allora a scuola leggevamo molte commedie e drammi di Shakespeare e Oberon era il nome di uno dei personaggi del Sogno di una notte di mezza estate. È probabilmente in una notte di fine inverno che Birba e Oberon, o chissà qualche altro gatto della stirpe degli Eberoni, hanno trascorso una notte di passione, perché i giorni passavano e Birba ingrassava sempre di più. All'inizio pensavamo, questa gatta sta mangiando un po' troppo ultimamente, finché ci siamo accorti che qualcosa si muoveva in quel pancione. Birba era incinta. Il 26 aprile del 1990 Birba era stata irrequieta tutto il giorno. A quanto pare si stava avvicinando il momento del parto ed era alla ricerca disperata di un posto tranquillo dove dare alla luce i cuccioli. Noi avevamo già sistemato delle coperte in una piccola nicchia del giardino che usavamo come ripostiglio e l'avevamo lasciata aperta proprio per Birba, che infatti aveva apprezzato molto e si era accomodata su quelle coperte in attesa di partorire. Verso le 7 di sera era già nato il primo gattino, o meglio gattina, dal pelo tigrato. La mattina dopo ci siamo accorti che un altro cucciolo, dal pelo chiaro, era nascosto dietro di Birba, ma purtroppo non era riuscito a sopravvivere. La prima discendente della stirpe Piri era perciò la gattina dal pelo tigrato, a cui adesso dovevamo dare un nome. Dopo varie proposte, tra cui Margot, Cleopatra e Grace, il nome definitivo che abbiamo scelto per lei è stato Lilly. Ovviamente anche Lilly aveva una lunga lista di soprannomi, tra cui anche la lince, perché aveva gli occhi un po' a mandorla e le orecchie appuntite proprio come una vera lince. Mentre Birba era spesso un po' nervosa e aveva un carattere più distaccato e solitario, Lilly era invece sempre socievole, giocosa e spesso si sistemava sulle nostre gambe mentre guardavamo la TV o studiavamo. Ad esempio, quando Barbara ha cominciato l'università, Lilly dormiva tutte le sere sulla sua scrivania e le teneva compagnia anche fino a tarda notte, mentre mia sorella si preparava per qualche esame. Lilly adorava la pasta con le sarde, che mia mamma cucinava apposta per lei. L'amava così tanto che era diventata anche un po' difficile di gusti. Se invece della pasta con le sarde mia mamma le faceva della pasta con le alici, Lilly l'annusava, poi guardava mia mamma negli occhi con un'espressione che voleva dire «questa roba te la mangi tu, non io», e andava via. Eppure non era così schizzinosa quando invece si trattava di mangiare del pesce crudo, perché appena sentiva arrivare l'ape del pescivendolo che spesso si fermava a ricevere i suoi clienti proprio sulla nostra strada, Lilly cominciava a miagolare e correva da lui. Angelo, il pescivendolo che tutti chiamavano il rosso per il colore dei suoi capelli, le dava sempre qualche pesciolino da mangiare e diceva: «Lei è la mia prima cliente la mattina». Nei primi mesi del 1991 sia Birba che Lilly restano incinte. Chi era il colpevole? Di nuovo Oberon? O forse era Lillo, soprannominato anche il Marchese, che somigliava un po' a Lilly e che se ne andava sempre in giro con la punta della lingua che gli spuntava dalla bocca? Non lo sappiamo. In ogni caso, ancora una volta i gatti della stirpe degli Eberoni stavano per diventare papà. Il 19 marzo Birba partorisce e il 13 aprile è il turno di Lilly. Entrambe diventano mamme di quattro bei cuccioli.
Ognuna aveva la sua scatola in giardino dove poteva prendersi cura della cucciolata e allattare i piccoli. Quello che però succedeva spesso era che Birba si allontanava dalla sua scatola lasciando i gattini neonati da soli. E allora Lilli, che aveva un forte istinto materno, andava a prendere i figli di Birba e li portava nella sua scatola, finendo per allattare 8 cuccioli invece di 4. Purtroppo non potevamo tenerli tutti e abbiamo dovuto darli in adozione a conoscenti e amici. Tutti tranne uno, un gatto dal pelo argentato, figlio di Birba, che abbiamo chiamato Pink, in onore dei Pink Floyd che ci piacevano particolarmente. Un altro discendente della stirpe Piri era entrato a far parte della nostra famiglia. Ma non finisce qui, perché anche dopo aver sterilizzato Birba e Lilli, la famiglia si è ulteriormente allargata quando una sera è comparso improvvisamente nel nostro giardino un gatto venuto da lontano. Mia mamma non ne voleva altri e così aveva tentato di cacciarlo, ma lui, invece di spaventarsi e scappare per le minacce di mia mamma, si rotolava per terra per mostrare a tutti quanto era amichevole e si metteva pancia all'aria per farsi accarezzare. Molto furbo. Più mia mamma tentava di allontanarlo e più lui diventava affettuoso. Questo gatto non faceva parte della stirpe Piri, ma aveva deciso che quella era la sua casa e che noi eravamo la sua famiglia. Così alla fine l'abbiamo adottato e l'abbiamo chiamato Fritz, perché ogni volta che la sera compariva nel nostro giardino, annunciandosi con il suo miau miau, mia mamma diceva: «Ecco, arriva l'amico Fritz», citando una famosa opera lirica di Pietro Mascagni. Ma fermiamoci qui per oggi. Allora aspetto i vostri commenti con le storie dei vostri animali domestici e vi do appuntamento per la settimana prossima. Miau miau! Se ti è piaciuto questo video, metti un like e condividilo con tutti i tuoi amici. E se vuoi aiutarmi a continuare e a migliorare questo progetto, puoi farlo cliccando qui e diventare un membro su Patreon. In questo modo riceverai le trascrizioni di tutti gli episodi del mio podcast e dei video, spiegazioni di grammatica, liste di vocabolario, esercizi e tanto altro ancora. E non dimenticare di iscriverti a questo canale cliccando qui e sulla campanella se vuoi ricevere notifiche ogni volta che pubblico un nuovo video. Ciao!